Questo è il video numero 4 del corso di doratura realizzato dalla Rinaldin. Il corso completo è costituito da 11 video più un video introduttivo. In questo video parlerò della foglia oro zecchino e argento vero. Le foglie oro zecchino sono ottenute con un procedimento tradizionale di assottigliamento del metallo. Hanno la dimensione di centimetri 8x8 e sono inserite in libretti di 25 fogli. La purezza dell'oro si esprime in carati. Se l'oro è puro al 100% si dice che ha 24 carati. L'oro delle foglie oro zecchino è normalmente di 22 carati. L'argento vero non è malleabile come l'oro e non è quindi possibile ottenere lo stesso spessore sottilissimo dell'oro. Le foglie argento hanno la dimensione di centimetri 9,5x9,5 e vengono inserite in libretti di 25 fogli. L'argento, contrariamente all'oro, è soggetto ad ossidazione. Le foglie vanno quindi conservate al chiuso. Dopo l'applicazione vanno protette con una vernice. Dopo che abbiamo applicato il bolo, si può procedere all'applicazione della foglia. Per applicare la foglia sul bolo bisogna che il bolo venga bagnato. Per questo viene usato un liquido apposito che si chiama guazzo oppure colletta. Per ottenere il guazzo utilizzo la stessa colla che avevo preparato per l'applicazione del gesso e aggiungo della normale acqua fresca in proporzione di 10 g di colla e 100 g di acqua. La percentuale di colla può essere maggiore se si devono applicare foglie di grosso spessore come le foglie argento. Aggiungo inoltre qualche goccia di alcol per ridurre il problema dell'imperlinamento dell'acqua sul bolo. Durante l'operazione il guazzo va tenuto tiepido a bagnomaria. Prima di applicare il guazzo è consigliabile dare una certa inclinazione alla cornice in modo che il guazzo non vada a finire sulle foglie oro già applicate. Il guazzo va spennellato immediatamente prima dell'applicazione della foglia. Viene subito assorbito dallo strato di bolo e di gesso e perciò va applicato generosamente, altrimenti la foglia non attacca. Per questa operazione è consigliabile usare un pennello in setola di puzzola. Questi sono i pennelli in setola di puzzola proposti dalla Rinaldin per bagnare il bolo. Per applicare la foglia oro serve il cuscino e il coltello. Il cuscino, dove vengono posizionate le foglie, è costituito da una tavoletta di circa 15x25 cm imbottita di ovatta e ricoperta di pelle. Può avere una protezione di carta pergamena oppure no. La protezione è consigliabile se l'applicazione della foglia viene effettuata in locali in cui c'è corrente d'aria, che farebbe volar via le foglie oro. Al di sotto c'è una cinghia per permettere al doratore di tenere nella mano il cuscino durante il lavoro come fosse la tavolozza di un pittore. Per i mancini c'è un altro sistema di introdurre il pollice, come vedete. Il coltello per doratori serve per tagliare le foglie d'oro sopra il cuscino. Deve essere sufficientemente affilato per tagliare la foglia, ma non troppo da tagliare anche la pelle del cuscino. Bisogna fare attenzione a non toccare la lama del coltello con le dita. L'untuosità della pelle attirerebbe la foglia durante il taglio. La Rinaldin fornisce questi cuscini e questo coltello. Per sollevare la foglia oro vero e depositarla sulla cornice serve una pennellessa di vaio chiamata anche paletta del doratore. È un pennello piatto con setole di vaio, che è una specie di scoiattolo. La Rinaldin fornisce tre palette per doratori di misure diverse. Ora deposito la foglia sul cuscino.
Il sistema più semplice per il principiante può essere questo. Poi taglio la foglia con il coltello nella misura che mi serve. Per poter sollevare la foglia oro, la paletta deve essere leggermente untuosa. Bisogna quindi cospargere una leggera crema sul dorso della mano e poi passarvi sopra la paletta. Prima di depositare la foglia sulla cornice, bisogna bagnare con il guazzo la zona da dorare. Avvicino la paletta alla foglia oro in modo che il bordo superiore della foglia fuoriesca dalla paletta per circa un centimetro. A questo punto la foglia viene attirata dall'untuosità della paletta e resta appiccicata. Ora deposito la foglia oro sopra la zona che avevo bagnato con il guazzo. Bagno ancora con il guazzo per applicare un'altra foglia. Poi deposito sulla cornice la foglia, sovrapponendola leggermente alla foglia precedente. È molto interessante osservare come i migliori doratori professionisti eseguono l'operazione di tagliare e depositare la foglia sulla cornice. Vi faccio vedere alcuni esempi. Altro esempio. E ancora un altro esempio. Se la foglia viene applicata senza essere tagliata, non è necessario depositarla sul cuscino. Può essere trasferita direttamente dal libretto alla cornice, come potete vedere da questo video. Potete notare come il doratore riesce a tagliare la foglia con una specie di lametta che tiene sul dito mignolo. È solo dopo un'ora circa dall'applicazione della foglia che si può eseguire la spazzolatura, cioè l'operazione con cui si asportano tutti i pezzetti di foglia che si sono sovrapposti o che non si sono attaccati alla cornice. La spazzolatura si effettua strofinando dolcemente la cornice con un pennello molto morbido o con un pezzo di stoffa o velluto. Questi sono i pennelli che servono per la spazzolatura forniti dalla Rinaldin. Sono pennelli molto morbidi, realizzati con setole di puzzola tagliate obliquamente. Possono servire anche per eliminare eventuali bolle d'aria che si sono formate sotto alla foglia. Dopo la spazzolatura potrebbero presentarsi delle parti rimaste scoperte, bisogna quindi eseguire il rammendo. Con il guazzo
bagno nuovamente il bolo rimasto scoperto ed applico un frammento di foglia con il pennello per rammendo. Si tratta di un pennello molto piccolo fatto con setole di scoiattolo. Per il rammendo e per l'applicazione di frammenti di foglia, la Rinaldin fornisce questi pennelli. Alla fine potete raccogliere tutti i frammenti di foglia rimasti sul banco di lavoro. Potrebbero servire per certe dorature particolari. La brunitura consiste nella lucidatura della foglia che viene eseguita con degli attrezzi particolari, i brunitoi in pietra d'agata. Ne esistono di svariate forme e dimensioni, a seconda della sagoma della cornice o dell'oggetto che si vuole brunire. La punta dei brunitoi è in pietra d'agata. Le pietre d'agata sono fragili e si rompono facilmente se cadono. La brunitura va effettuata qualche ora dopo l'applicazione della foglia. La pietra d'agata va sfregata sulla cornice più volte fino ad ottenere la lucentezza voluta. È consigliabile iniziare con una pressione leggera della mano e intensificare gradualmente la pressione. Per ridurre la frizione del brunitoio sulla foglia, prima della brunitura, si può passare un sottilissimo strato di cera che deve essere tolta dopo la brunitura. Questi sono i brunitoi forniti dalla Rinaldin. Troverete tutti i prodotti per doratura nel sito www.rinaldin.it.